Amici di MS Channel, amici di MS Sport, amici social, ben trovati ad una nuova puntata di Fighters Life. Si ritorna dopo la pausa pasquale. Noi di Fighters Life abbiamo deciso questa settimana di giocare in casa e quindi dopo tante interviste, dopo aver sentito tutti i protagonisti della nobile arte pugilistica, degli sport da combattimento, della Muay Thai, dell'MMA, Questa sera intervistiamo il padrone di casa, Alberto Frati. Ciao Alberto, ben trovato. Ciao Valerio, grazie. Allora, è la prima intervista che ti faccio dopo non so neanche quante puntate registrate di Fighters Life. È la prima volta che mi trovo dall'altra parte della barricata, è un onore, anche se mi sento un po' un pesce fuori d'acqua, però diciamo dai, c'è tanto da raccontare. C'è tanto da raccontare e diciamo innanzitutto che non è un'intervista preparata, anche se noi ci sentiamo quotidianamente. Alberto non sa quello che gli chiederò. Questa intervista io veramente volevo farla alla vigilia della partenza per il Belgio, per il suo incontro internazionale che ha perso ai punti. Eccoci qui, la stiamo invece facendo nel post match. Innanzitutto Alberto, un incontro vero, un incontro che ti ha visto perdere i punti, ma come mi piace sempre ricordare, meglio una sconfitta vera che 10 incontri vinti contro signor nessuno. Allora, naturalmente sì, nel senso che io volevo un match vero, è uscito fuori un match vero e credo di aver dato quello che potevo dare in questo momento. Non nascondiamoci che ho innanzitutto 43 anni e quindi anagraficamente è quella l'età. Ho accettato questo match pur sapendo i miei limiti e conoscendo i miei limiti, anche se poi sono stato allenato bene dal maestro Stefano Sinacore, dal maestro Emiliano Filippi, dallo stesso Fabio Filippini, però Maurizio Prestipino anche mi ha supportato tanto in questo, però comunque l'età è quella che è, diciamo che tutto quello che arriva è tutto di guadagnato. Ma innanzitutto Alberto, cosa ti spinge oppure cosa spinge un pugile a combattere, soprattutto se questa attività di pugile pro, possiamo dirlo, non è una fonte di guadagno che consente di vivere e di far vivere magari una famiglia per quanto ti riguarda, visto che hai 43 anni, moglie e 3 splendidi ragazzi? Beh Valerio, innanzitutto io credo che una passione non puoi fermarla, cioè nel senso che io tante volte quando commento i match sogno di essere io sopra il ring, sognavo di essere io sopra il ring perché vivo il pugilato giorno per giorno, mi sono sempre continuato ad allenare, ho sempre fatto guanti di un certo livello e poi purtroppo, come sai, io in Italia non ho l'idoneità per poter combattere, quindi dopo l'ultimo match del 2019 con la pandemia ero costretto comunque a non poter viaggiare, quindi diciamo che sono stato forzatamente assente dal ring per questo motivo. Gli stimoli li trovi perché quando hai una passione gli stimoli vengono da soli e continuo a credere che continuerò a combattere per qualche altro tempo, ma perché alla fine mi porto dietro dal Belgio una cosa secondo me importante. Innanzitutto che sono ancora integro, ho subito un colpo a detta di tanti che erano lì presenti in quella sera che non avrebbero fatto rialzare la maggior parte delle persone che sarebbe andata al tappeto in quel modo. Io mi sono rialzato, devo dire la verità, mi ha fatto i complimenti anche l'arbitro di serata, mentre facciamo il verdetto si vede, mi continuava a dire you good fight, you very fight, mi sono alzato e volevo mettere per terra il mio avversario, un po' l'incoscienza, un po' tante cose sicuramente, un po' l'inesperienza, però devo dire che poi alla fine... Un po' perché un po' perché era un match vero, quindi sapevi che avevi subito un knockout e quindi che per vincere il tuo match dovevi vincere prima del limite. Sì, dovevo vincere prima del limite e devo dire la verità che a un certo punto sono riuscito a prendere bene il mio avversario con un gancio destro largo e spiegabilmente l'arbitro invece di contare, cioè invece di continuare l'azione si è messo in mezzo e non so perché gli ha dato modo di recuperare. Però a prescindere da queste che sono poi sottigliezze, che comunque poi ai fini pratici neanche me ne frega niente, io sono contento perché io non ho cercato scuse subito dopo il match, e forse quello poi è stato quello che mi ha fatto apprezzare da tante persone che poi hanno commentato. Io ho detto semplicemente una cosa fondamentale: il mio avversario è stato più bravo, il mio avversario è stato più bravo di me, è stato più forte di me e ha vinto, punto e basta, ci mettiamo sotto e si lavora. Questo secondo me dovrebbe essere lo spirito di chi sale sul ring, no? Ma questo dovrebbe essere lo spirito di tutti i pugili, di tutti i fighter, nel senso che spesso purtroppo ci troviamo con pugili, con ragazzi che magari non accettano determinati tipi di match solo ed esclusivamente perché c'è un alto rischio, o comunque c'è un 50-50 di vincere o perdere, almeno sulla carta. Costruire record che poi si sgretolano al primo nodo che viene al pettine credo sia una cosa ridicola, perché a meno che uno non vive di allori, se poi dopo ti trovi a confrontarti almeno con i tuoi pari livello, può succedere che trovi quello più bravo, come magari hai trovato tu la scorsa settimana. Guarda Valerio, ti dico una cosa, il mio avversario, tanto basta andare su BoxRec, si può tranquillamente vedere, non serve un genio e neanche nascondersi, aveva 12 sconfitte su 12 match, una cosa del genere. Quando mi dissero guarda ti diamo questo avversario, è un match facile, Valerio, tu mi insegni che i record sulla carta lasciano il tempo che trovano. Perché? Perché ho visto che il mio avversario innanzitutto aveva sempre combattuto da super welter e quindi non ha mai fatto il super leggero, e tra l'altro io sono leggero, diciamo che non mi andava per questo match di esagerare troppo con la dieta. E poi aveva fatto tutti i match importanti con ragazzi di un certo livello, quindi sapevo benissimo che sul ring ci sapeva stare. Non ultimo, aveva fatto un mese fa il match con un pugile serbo che è uno dei migliori in Serbia, che è Markovic, e era andato ai punti, aveva perso ai punti, però parliamo di un livello abbastanza alto e importante, quindi sapevo che avevo di fronte, non mi sono lasciato impressionare dal record, tant'è vero che il mio avversario doveva essere un belga. Abbiamo preparato il match per 2 mesi per questo belga, il belga ha fatto un test match in Inghilterra e è andato KO, quindi diciamo che poi alle ultime 2 settimane mi si è cambiato il tipo di pugile che dovevo affrontare e io comunque ho accettato. Avevo chiesto di fare con un altro belga che subito dopo di me avrebbe fatto questo match, cosa che non mi è stata la possibilità, ma il belga dopo di me, che era un super leggero vero come me, ha fatto con un serbo che è andato per terra alla prima ripresa dopo 40 secondi, quindi io sono onorato di aver fatto questo match, vi dico la verità. Allora, innanzitutto ho una grande esperienza anche negli sport da combattimento, che risale ormai a metà degli anni '80, ti posso dire che soprattutto gli slavi, quindi ex Jugoslavia, soprattutto croati, serbi, hanno una grande esperienza in tutti gli sport da combattimento, quindi quando trovi pochi match di pugilato, come minimo ce n'hanno 100 nella Muay Thai, nella kickboxing, nel K1, sono atleti molto duri, molto duri. Sappiamo benissimo tutto il mondo e paese quando si va fuori casa e si fanno delle prestazioni maiuscole, spesso e volentieri si torna a casa con una sconfitta, e possiamo vedere anche sui nostri ring, soprattutto ecco quando vengono pugili dell'est Europa, vedi i georgiani su tutti, ecco, sono pugili molto solidi, coriacei, che vengono sempre a fare il match, quindi a discapito di record che spesso non sono belli da vedere, alla fine c'è molta sostanza. Questo per fare un cappello, un discorso generale. Il match poi in se stesso, lo spettacolo poi lo fanno i pugili che sono sul ring, quindi il record, il non record, le sconfitte, il non le sconfitte. Se si incontrano degli stili di combattimento che possono dar vita ad un match esplosivo, a quel punto stiamo comunque parlando di pugilato, stiamo comunque parlando di bel pugilato. Guarda Valerio, ora, ti dico la verità, io ti dico la verità, io avevo visto già il mio avversario contro un altro pugile italiano, tra l'altro contro Cascone, che io poi tra l'altro ho chiamato prima del match per sapere un attimino, uno si informa, sai, che tipo di pugile vai a formare ad affrontare, e Cascone mi disse prima del match, mi disse fai attenzione perché è un pugile veramente duro, e considera che Cascone fa il welter o il super welter o una cosa del genere, quindi sapevo già che il match sarebbe stato duro. Tra l'altro mettici una cosa Valerio, mettici pure il fatto che io era la prima volta che combattevo con i guanti da 8, perché il primo match con troppa differenza di peso del mio avversario avevamo combattuto con i guanti da 10, quindi tu capisci che indossare un paio di guanti da 8, essere fuori casa, 1500 persone che stanno lì a guardarti, non combatti da 3 anni, diciamo che non è stato semplice a livello psicologico combattere con la tranquillità di un ragazzo di 20 anni che magari potrebbe avere, insomma, ecco. Cosa hai riportato nella valigia dal Belgio, a prescindere dalla sconfitta? No, guarda, ho portato tante risate innanzitutto con il mio angolo, ho portato una bella serata con Giuseppe La Vecchia che ha combattuto contro un fortissimo pugile belga, un match strepitoso, una volta è andato per terra Giuseppe, si è rialzato, ha mandato per terra il belga. Ho portato un grande match Molina-Patera, veramente un grandissimo match. Ho portato una bellissima esperienza, ho portato tanto e tanta sicurezza, ti dico la verità, ho portato tanta sicurezza su quello che faccio, nel senso che pensavo di non essere integro, pensavo che comunque il match non sarebbe andato più della prima ripresa per quanto mi riguardava, invece diciamo che come sempre sono abituato, ho sempre fatto le guerre sul ring, e penso che chi mi conosce soprattutto da dilettante, ho incontrato pugili difficilissimi che poi si sono proiettati al titolo italiano, che poi si sono proiettati in traguardi ambitissimi, e sono sempre uscito tra gli applausi delle persone, e ti devo dire la verità, anche questa volta in Belgio, nonostante la sconfitta, siamo usciti tra gli applausi e tra le tante foto che hanno voluto farsi, un po' anche perché ho fatto un'entrata particolare, voluta, che sembrerà strana, che sembrerà molto strana, ma che ho voluto fortemente perché sono entrato con la canzone dei... Ora so che tu rimarrai un po' basito, ma c'è un perché a tutto questo. Sono entrato con la canzone dei Village People, agli MC e vestito di rosa. Allora, se non erro, se la memoria non mi inganna, con IMCA forse c'entrò Paolo Vidoz in un incontro all'estero. Guarda, io prettamente sono entrato, non lo so. Io sono entrato con questa canzone con un colore particolare, non è retorico, non è, ma sinceramente ho voluto ribadire anche nella mia entrata che il pugilato è lo sport di tutti, è l'unico sport che non guarda né il colore della pelle, né l'orientamento sessuale, né la religione, nulla di nulla. Il pugilato, sei un pugile, sali sul ring e chi è più bravo vince. Ecco, diciamo che con questa piccola entrata tanti non l'hanno capita e lo capisco, ma è stata prettamente un ribadire che il pugilato è uno sport privo di ogni forma razziale, ogni forma di qualsiasi schematizzazione che gli si vuole dare, e che non è un sport. Questo dovrebbe essere Allora, questa dovrebbe essere una regola scritta dello sport, ma anche di ogni situazione della vita di ogni giorno, a prescindere. È ovvio che il pugilato ha delle regole morali, regole morali che comunque portano a definire persone, uomini, prima di atleti e fighter, tutti coloro che lo praticano. Ovviamente non voglio fare un discorso maschilista, perché è un discorso che estendo anche alle donne, ovviamente. E diciamo ti fa onore, dai. Dai, diciamo che ho voluto dare questo tocco un po' particolare, ma per tante cose, perché poi abbiamo vissuto tante cose anche insieme, insomma, anche spesso tante cose brutte sul pugilato, su magari su vicende che poco c'entrano con lo sport e con il pugilato. E diciamo che l'ho voluto ribadire a modo mio, in maniera un po' particolare, e sinceramente devo dire una cosa: che il pubblico belga ha apprezzato moltissimo la mia entrata, e c'è stato veramente un grande applauso quando sono entrato e soprattutto quando sono sceso. Certo, assolutamente. Vabbè, io sai quanto te voglio bene, ma credo che tu abbia fatto bene anche un pochino per sdrammatizzare, anche, sì, beh, ovvio, anche un pochino, insomma, per scaricare un po' di responsabilità, scaricare un po' di tensione ed entrare prima nel match senza avere troppo, troppo gli occhi addosso, troppa diffidenza, ecco. Guarda Valerio, l'unica cosa che poi, ecco, questa è un'altra cosa che a me non è piaciuta, soprattutto del post-match, la stampa hanno scritto parecchio su questo match, basta andare su tanti siti, c'è scritto youtuber italiano, e fanno poi paragoni con lo youtuber americano, insomma, molto più famoso di me. Tra l'altro io non sono neanche famoso in Italia, figuriamoci all'estero, e hanno scritto tantissime cose brutte sul mio conto e su quello che è. Io il pugilato credo in qualche modo di averlo fatto, perché ho circa 42 incontri da dilettante, non ho vinto niente, ho iniziato tardi, ho iniziato a 29 anni. Credo di aver fatto diverse cose, insomma. Ho conquistato un campionato regionale a 35 anni, che per me era come se avessi vinto un campionato del mondo, e ho continuato, sono passato elite, sono passato professionista, ho subito un infortunio gravissimo, e sono uscito da quell'infortunio e ho continuato a combattere. Quindi io credo che merito un po' più di rispetto sotto questo punto di vista, che non sono lo youtuber di turno che vuole avere visibilità, anche perché sai bene che noi non chiediamo neanche né mi piace né gli aggiungimi ai canali, né quando faccio sparring faccio le foto durante gli sparring, anzi durante i guanti, video. Queste cose non mi appartengono, io faccio il pugilato per me e basta, solo questo. Andiamo ad accantonare un pochino quella che è la tua carriera di pugile, anche se poi l'ultima domanda te la farò su un diritto negato, nel senso tu non puoi fare il pugilato in Italia alla luce diciamo del tuo infortunio, quindi ti è stata, tra virgolette, negata la possibilità di essere affiliato, se non erro, allora, alla federazione. Allora, certo, io ho, innanzitutto per questioni d'età, e questo è il primo punto, quindi avendo superato i 40 anni non posso essere affiliato come Federazione Pugilistica Italiana, ma a prescindere da questo, io avendo una licenza estera ho chiesto la possibilità di poter combattere in Italia. Avendo avuto un fermo medico dovuto, e lo possiamo tranquillamente dire, in un match nel 2016, se non erro, durante un match ebbi un ematoma cerebrale subarachnoideo. Tanti diranno, vabbè, ma chi te lo fa fare? Nessuno. Io ho avuto un ematoma subarachnoideo che si è riemarginato. Non sono andato per terra, sono sceso con le mie gambe dall'incontro, ho finito il match, sono andato in ospedale e sono stato 7 giorni, 14 giorni ricoverato, e tu, insomma, ne sai qualcosa perché... mi sei stato vicino abbastanza, quindi guarito da quello. Ho fatto 3 volte la visita a Villa Stuart come idoneità, mi hanno dato tutte e 3 volte l'idoneità, non omettendo il fatto che comunque avevo avuto questo problema. Ci sono state diverse situazioni che non prevedono il reintegro dopo l'ematoma cerebrale. Io non lo so se è giusto o se è sbagliato, io questo non sono io a giudicare questo, però ti posso dire una cosa, Valerio, ti posso dire che tante volte, e lo abbiamo visto insieme, ci sono alcune persone a cui viene data idoneità a cui dovrebbe essere negata perché sono 10 volte peggio di me. Vabbè, so, allora purtroppo ormai è diventato un puntiglio personale, secondo me, di alcune persone. Ci sono delle situazioni che sono reali e documentabili come la carta scritta, quindi se ci sono degli esami dove comunque si attesta che una persona non ha patologie, comunque non ci sono situazioni in atto di pericolo, e quella, come si dice, carta canta. E poi ci sono delle variabili. Diciamo, Valerio, perdonami, diciamo che a me mi è sempre stato detto che non ci sono precedenti, però fa testo alcune situazioni che si sono verificate nel mondo, che sono circa una ventina nel mondo, considerate tutti i pugili che combattono tutti i giorni, e tra tutti questi match ci sono 20 persone che dopo un ematoma cerebrale, circa 20, una cosa del genere, che dopo un ematoma cerebrale hanno rifatto un match e sono morte. Però 20 su tantissime problematiche di questo tipo qua mi sembra un numero abbastanza ristretto. Io credo che invece ci sia un altro problema fondamentale, il problema di prendersi la responsabilità di farti combattere, che questo è un altro paio di maniche. Allora io accettavo più un discorso di dirmi sei integro, stai bene, puoi fare quello che vuoi, però non mi sento personalmente, e in questo caso qui c'entra solo ed esclusivamente il settore sanitario e chi lo rappresenta, di dirmi guarda, non credo che, a mio avviso, non mi voglio prendere la responsabilità di farti combattere. Questo è. Sarebbe stata una bella figura, anche se devo dire una cosa, ho avuto la vicinanza di tanti, compresi tanti organi della federazione, veramente tanti, che vedono di buon occhio anche un mio match qua in Italia e di rifarmi combattere. Però naturalmente il settore sanitario è sovrano e quello facciamo fede. Assolutamente, poi comunque abbiamo degli esempi di pugili che sono stati il fiore all'occhiello dell'Italia pugilistica. Vedi Cristian De Martinis, vedi Luca Messi, che è stato oltretutto sfidante al campionato del mondo, e che poi comunque hanno avuto delle problematiche che non gli hanno consentito di avere l'idoneità per poter combattere in Italia, e hanno combattuto all'estero, hanno combattuto comunque con licenza estera e hanno proseguito la loro appendice di carriera da stranieri. Ora, ovviamente non voglio entrare in polemica, perché poi, come giustamente hai detto te, il settore sanitario è sovrano, e quindi ognuno poi ha le proprie motivazioni, e quindi non mi voglio assolutamente sostituire a professionisti del settore, assolutamente, però insomma, guarda, io ti dico la verità, io non è che ho non credo mondiali, assolutamente non ho ambizioni, volevo arrivare a questo, nel senso che per quanto ti riguarda, a 42-43 anni, con 2 match da professionista, io per carità ti auguro di fare ancora 30 match e magari andare a vincere un titolo, ma per quanto concerne Cristian De Martinis e Luca Messi, parliamo di gente che ha vinto titoli, campionati, sfidanti al campionato d'Europa, sfidanti al campionato del mondo. Comunque gli è stata tolta la possibilità di poter esercitare il proprio lavoro, nel senso loro erano degli atleti che comunque facevano un pugilato professionistico ad altissimi livelli, a livello internazionale. Quindi innanzitutto li saluto con affetto sia Cristian che Luca, però a prescindere da questo il pugilato è come la legge, è uguale per tutti, quindi sì, sì, anche tu che nel tuo piccolo il tuo sogno magari è quello di poter combattere davanti alla tua gente, davanti diciamo alla tua famiglia, davanti ai tuoi amici, davanti ai tuoi cari, guarda Valerio, perdonami, ti dico solo questa cosa perché poi è successa nel momento in cui io ho annunciato che ritornavo sul ring. Il signore, il buon Davide Buccioni ha scritto una cosa in un mio post e ti dico la verità, sì, il mio sogno è e tuttora è di poter combattere in una serata BBT, targata BBT. Ho questo sogno, lo ho da quando ho iniziato a praticare il pugilato, perché ho sempre visto queste riunioni gigantesche, fantastiche, e combattere a Roma in una serata BBT, tu lo sai, e essere annunciato da te, ecco, per me quello sarebbe il mio titolo mondiale, la disputa del mio titolo mondiale. Non ho grandi ambizioni, ho solo questa, e penso che è un piccolo sogno nel cassetto con la speranza che magari un domani sia possibile arrivare a questo. Ecco, non chiedo nient'altro e né chissà di fare chissà che cosa, ho solo semplicemente questo sogno di essere annunciato da te innanzitutto e poi di poter essere, di avere all'angolo quel pazzo scatenato di Davide Buccioni. Caro Alberto, io innanzitutto ti ringrazio perché essere nei sogni di qualcuno, soprattutto di persone amiche, è sempre un piacere. Concludo dicendo che poi i sogni non si pesano, non si mettono su una bilancia, quindi il tuo sogno è uguale magari a un sogno di un ragazzo che entra in palestra o comunque che passa professionista, un neopro che magari sogna di conquistare un campionato d'Italia, un campionato d'Europa, un campionato del mondo. I sogni sono sogni e quindi bisogna fare di tutto per raggiungerli e per magari cercare di realizzarli. Io ti ringrazio per questa chiacchierata. Ovviamente potevamo parlare di tante cose, potevamo parlare dell'universo Fighters Life, potevamo parlare di come è entrata nella tua testa l'idea di andare a raccontare il pugilato porta a porta, perché alla fine tu e il buon Massimiliano prendete il furgone su e giù per l'Italia, qualunque tipo di evento di qualsiasi livello, dal dilettantistico al professionistico. Siete andati dalla semplice palestra di periferia all'Allianz Cloud di Milano per raccontare un doppio campionato, un campionato d'Italia, un campionato dell'Unione Europea, quindi ecco, senza fare distinzioni, raccontate il pugilato dei junior, degli youth e di coloro che invece stanno alla soglia di un campionato d'Europa. Questo io lo chiamo amore per il pugilato, amore per quello che si fa, anche perché chiunque varca le 16 corde a 4, a 5 anni, a 6 anni, a 10 anni, a 20, 30, 40, 50, 60, 70, il Toro del Bronx Jack Lamotta a 94 anni faceva il vuoto, e quindi solo rispetto per tutti e rispetto ovviamente per voi che raccontate con enfasi, con passione le gesta di tutti coloro che vogliono Fighters Life nei propri eventi. Quindi a nome di tutti gli appassionati, grazie. E noi, guarda, ti dico la verità, Valerio, noi continueremo a intraprendere questa strada perché per noi è la naturalezza, è naturalità, è normalità, ecco, è normalità, per noi è normalità. E di una cosa sono certo, e questo è un punto fondamentale, che nessuno ha mai fatto quello che abbiamo fatto noi e che stiamo facendo noi, ma questa non è presunzione e noi speriamo di avere tante realtà come Fighters Life, tantissime realtà come Fighters Life, perché io e Massimiliano quando siamo partiti abbiamo detto una cosa fondamentale, a prescindere dai soldi, dai guadagni che poi sono miseri, ma insomma è quello che è, il giorno che avremo la giusta visibilità come movimento, io e te Massimiliano possiamo fare un passo indietro, questo è il nostro spirito, magari ci mettiamo a raccontare altro, a fare altro, però questo è il nostro spirito, non abbiamo mai cercato protagonismo personale, continueremo a rendere protagonisti solo pugili e maestri, il resto è solo contorno. E con queste parole si conclude la nostra chiacchierata in famiglia con il buon Alberto Frati, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi invitiamo sempre a sostenerci, vi invitiamo sempre a seguirci perché Fighters Life is the next generation of fighters. Subito dopo di noi l'angolo neutro dell'amico Yuri Alviti, quindi rimanete sui canali Mediasport, l'angolo neutro a cura di Yuri Alviti. Grazie ad Alberto Frati. I hear a lot of talk about old-time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching their footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.